Scendiamo in piazza perché, nonostante sulla carta abbiamo tanti diritti conquistati attraverso le lotte, ancora non sono consolidati, anzi, rischiano di essere, come dire, ogni giorno sempre di più vanificati gli sforzi che sono stati fatti in passato. Io sono qui oggi per fare in modo che non ci siano più prevaricazioni di genere. Dell'uomo sulla donna. Viviamo in un contesto, in una società di stampo capitalistico che ormai ho portato all'affermazione solamente di alcuni principi. L'8 marzo è un giorno di solidarietà femminile. Sosteniamo le donne dell'Afghanistan, cerchiamo di essere una sola voce. Non abbiamo niente contro le donne ebraiche e non siamo nemmeno antisemita, perché saremmo anche contro le donne palestinesi, visto che le donne palestinesi sono pure semite. Noi siamo antisioniste, anticapitaliste, contro una politica genocida nei confronti di un popolo che è indifeso e chiuso in un bantustan come Gaza. Io non penso che non ha di meno comunque i movimenti che hanno parlato oggi qui in piazza si schierino da parte di Hamas o di Israele, si schierano da parte di una popolazione che è quella palestinese. Allora, la questione del velo è anche una libera scelta sempre delle donne. Non pensiamo che noi possiamo imporre o far decidere per altre donne. Le donne si sanno liberare da sole. Abbiamo visto nelle donne iraniane, non c'è bisogno che no. Noi, femministe bianche, diciamo alle altre donne di altri paesi cosiddetti, diciamo, del sud del mondo, di come o che religione seguono, di imporgli qualcosa. Diciamo che per le migranti potrebbe essere il velo, ma non solo, perché non esiste solo l'Islam come religione. Possiamo dire che ci sono tanti limiti anche in altre religioni e comunque in generale sono uomini che opprimono le donne e non è solo una questione di religione. Quindi ogni sistema e ogni religione ha creato dei meccanismi che limitano la vita delle donne, la partecipazione delle donne paritaria agli uomini.